Ciao a tutti, in questo video metterò tutti i passaggi che fa Rosa, quindi foto, videoclip e mano a mano poi vi spiego, trovate anche le spiegazioni nelle descrizioni. Quindi abbiamo rinfrescato la pasta madre portata al raddoppio e qui vedete Rosa sta creando il prefermento, quindi sciogliamo la pasta madre dentro l'acqua e aggiungiamo poi la farina, mescoliamo bene con le mani. Tanti ci chiedono sul gruppo che cos'è l'impasto collettivo. Ecco, è precisamente questo. Sul gruppo di FB Nuvola Un amore di pasta madre, noi seguiamo tutte le indicazioni che Rosa ci dà, ingredienti e procedimento, e seguiamo anche noi il nostro pane. Stiamo sciogliendo per benino la pasta madre con l'acqua e la farina per preparare questo prefermento. Chi invece usa il Licoli, una volta rinfrescato, si tiene direttamente i 400 grammi a temperatura ambiente. Eccolo qua. Dopo 12 ore all'incirca, la mattina dopo, bello pimpante. E adesso procediamo per mettere in autolisi la farina. Versiamo direttamente nella planetaria, nella ciotola, farina ed acqua. Mescoliamo, facciamo assorbire bene, poi copriamo tutto con un telo. E lasciamo in autolisi per 45 minuti. Passato il tempo, aggiungiamo il prefermento e facciamo girare la planetaria. Aggiungiamo anche gli altri ingredienti che mancano, il sale e il malto, e giriamo per 10 minuti. Una volta pronto l'impasto, iniziamo a fare i giri di pieghe. Questa è Rosa che sta facendo il primo giro. Ogni 20 minuti ne facciamo uno, quindi tre giri di pieghe. Ok, dopodiché, finiti i giri di pieghe, copriamo con un telo di cotone e aspettiamo che l'impasto raddoppi. All'incirca ci vorranno 4-5 ore. Vi ricordo che stiamo eseguendo un impasto collettivo insieme al gruppo Nuvola, Un amore di pasta madre, seguendo tutte le indicazioni che ci dà Rosa Di Fonso. Bene, passate le 4-5 ore, gli impasti si presentano così, ben lievitati. E a questo punto dobbiamo versarlo sul piano di lavoro, dove abbiamo messo un po' di semola. Giriamo l'impasto. Ok. E ora Rosa sta facendo delle pieghe così delicatamente perché vedete l'impasto è molto morbido, bello gonfio. Pieghiamo così e poi lo allarghiamo con i polpastrelli. Bene. Ho preferito mettere soltanto i video di Rosa per non creare confusione, così quando rifaremo questo pane guardando il video andiamo sul sicuro perché seguiamo soltanto i suoi passaggi.
Quindi questo è un video che dedico a Rosa e a tutto il gruppo. Ora sta formando il filone in questo modo, vedete. E tra gli amici naturalmente c'è anche chi ha formato una pagnotta, non è obbligatorio fare un filone, eh? O chi ne ha fatti due. Ok, il filone è pronto, vedete com'è bello bolloso e questo non ci vorrà molto per la seconda lievitazione, è già bello lievitato, quindi un paio d'ore dovrebbero bastare. Calcolate sempre la stagione in cui stiamo facendo questo pane, eh? Siamo in inverno, siamo a gennaio. Poi naturalmente se rivedrete il video d'estate i tempi magari cambiano un pochino. Bene, ecco qua, il filone dopo 2 ore è ben lievitato e direi che Rosa può infornare. Bene, adesso metterò qualche foto dei partecipanti. Questo è il mio filone messo a lievitare e qui è pronto da infornare. Per la cottura vi rimando alla descrizione. Ed ecco qua, il primo pane è quello di Rosa di Fonso. Vedete com'è bello? Molto bello, è venuto molto bene. Metto anche altre foto di altri amici, non me ne vogliano se ho lasciato fuori qualcuno, ma non potevo metterle tutte perché siamo stati in tanti a partecipare. Questo è il mio pane che non sono riuscita a fare il taglio essendo troppo morbido, però l'interno è venuto bene lo stesso. Ok, amici, è stato un piacere fare questo pane insieme a voi. È riuscito veramente bene, grazie a tutti e soprattutto un grazie a Rosa che ci ha guidato nell'esecuzione. Ciao ciao!